Io le faccio i complimenti per questa bella partita. Buonasera intanto, però Sebastiani ci ha detto che non è contento. È un bel risultato, poi si poteva fare sicuramente meglio. Addirittura. Noi abbiamo delle pause che oggi non abbiamo pagato, ma in altre partite penso non ci andrà così bene. Quindi non è contento al 100%? Dovevamo fare meglio, sì. La partita, pronti via un bellissimo Pescara, poi sono arrivate quelle pause che diceva? Abbiamo fatto quei 5-10 minuti bene e poi abbiamo perso misure, meno male che non hanno approfittato, anche se si sono resi pericolosi sempre sul calcio d'angolo e sul secondo palo. In settimana, in un'intervista che abbiamo fatto con Davide Merola, ci ha detto: Zeman, nonostante lo conosco da tanto, mi dice sempre tu ancora non capisci i miei movimenti, però questa sera li ha capiti bene, è stato bravo Merola. Perché ha fatto gol. Poi ha fatto anche qualche bel. Per il resto ha fatto poco. Io da lui mi aspetto sempre meglio e non ci riesce a dare meglio. Germinario dall'inizio, perché gli altri centrocampisti erano un po' acciaccati o perché ha voluto premiare il ragazzo anche per le sue caratteristiche, che corre molto? Sì, prima perché era più mobile rispetto ad altri due che non stavano bene, quindi uno sano vale due infortunati e mezzi. Però come sono entrati Rafia e Aloy, una giocata di Rafia ha mandato in profondità Merola, gol del 2-0, di Lescano, poi pressione di Aloy in verticale, Merola 3-0. Contento almeno di questo? E su quello sì, magari con la pressione lui ci è riuscito tre volte, poi altre tre volte si ritirava e si faceva puntare e potevamo pagarlo. Allora, abbiamo capito che Zeman non è contento al 100%, prima di una domanda da studio le chiedo: è infastidito dal fatto che potrebbero slittare i playoff, vuole giocare subito, se dovesse esserci una pausa lunga come lavorerà Zeman? Vabbè, io aspetto le decisioni, poi se non ci sono decisioni non so come devo fare, quando me lo dicono allora possiamo fare un programma. Una domanda, una da studio per il tecnico Zeman? No, io dico solo che lui è contento, è un perfezionista, lo conosciamo, ma fa bene così. La domanda è di Fabio. No, io al mister volevo chiedere quanto manca per far sì che il Pescara sia completamente il Pescara che vuole lui. Secondo me siamo abbastanza vicini. Fabio Ferraresi intanto la saluta Massimo Profeta e dice che è un perfezionista. Fabio Ferraresi le chiede quanto manca per vedere il Pescara che vuole lei, anche se siamo vicini. Ma noi non lo vedremo mai. Penso che io mi aspetto tanto e quel tanto non arriverà. Però finora è bastato per arrivare al terzo posto.